Buongiorno Tonino Santamaria. Come Buongiorno. va Tonino Santamaria in questo inizio di settimana? Sempre chiusi in casa, in ufficio, in questo caso in ufficio, però vuol dire internet ci aiuta, i WhatsApp, le videochiamate ci aiutano ad essere collegati con il mondo. Ecco, e noi non possiamo che essere collegati anche con coloro i quali fanno riferimento a noi. Ognuno di noi ha le sue amicizie, sì, internet, ma il telefono funziona ancora e quindi si riceve la telefonata dall'amico, dall'amica. Si hanno i figli e quindi i figli quando rientrano a casa perché magari sono andati a lavorare, dalla loro esternazione vengono fuori delle osservazioni e delle riflessioni che mai nessuno di noi avrebbe magari fatto. Insomma, ma ci sono anche quegli argomenti che potrebbero essere utili non solo ai nostri amici e alle nostre amiche che ci seguono, perché laddove non si riesce a fare, a socializzare all'esterno, non ci si può fermare sul sagrato di una chiesa, non ci si può fermare in piazza, non si può fermare davanti al bar, non si può andare al ristorante, qua di là, cerchiamo di farlo in televisione. Quindi liberamente parliamone anche questo. È un contenitore che ognuno segue anche sul social, attraverso la pagina redazione di Telemaig, attraverso il canale YouTube Telemaig, e quindi è come se fossimo tutti insieme. E come possiamo non tener conto di quelle osservazioni che magari ha rilevato Tonino Santamaria in questa nostra pausa dall'ultimo, circa un mese fa magari ci siamo collegati, ecco, io vado a memoria. Prego? Meno Ecco, un allora, mese passato. Tonino Santamaria, oggi io sarò serio, non la chiamerò compagno Tonino Santamaria, perché voglio fare un collegamento serio, perché sono stato rimproverato sempre da Vicenzella, stavolta, e ha detto però Gino, tu hai parlato con Tonino Santamaria, e come ti permetti di chiamarlo compagno, così qua tutta questa confidenza, è uno più grande di te? È vero Tonino, mi sono lasciato andare, perché la nostra amicizia decennale. Io avevo i pantaloncini corti, si può dire, tu avevi già i Diciamo pantaloni. trentennale, Prego? diciamo trentennale. Anche qualche anno in più, voglio dire. E quindi mi ha dato questo sprone, questo, ecco, e quindi ritorno indietro sui miei passi. E ritorno, insomma, in pantaloni lunghi, anche se casual, con questa maglietta, e non con la giacca e la cravatta, come fanno i miei colleghi di un certo prestigio, anche perché, caro Tonino Santamaria, loro hanno fior di quattrini per comprarsi costumi tutti i giorni. Ecco, e noi cercheremo di non voltarci mai la giacchetta, questo è chiaro, insomma, la nostra linea sarà sempre quella, cioè di mettere a disposizione i nostri spazi per tutti. Quali sono le maggiori preoccupazioni, Tonino Santamaria, che hai rilevato in quest'ultimo periodo, da un mese a questa parte, da quando non ci siamo più incontrati? Fino ad arrivare al governo Draghi, agli ultimi sviluppi. Ecco, io parlo di respiro a livello nazionale. C'è maggiore fiducia oggigiorno rispetto al passato? O che dire, le problematiche sono sempre le stesse e si aspetta più di ieri risultati diversi, un voltare pagina? Ci puoi raccontare in quest'ultimo mese i riscontri di Tonino Santamaria? Innanzitutto saluto tutti i telespettatori che ci stanno seguendo, ringrazio la redazione tutta, la saluto con affetto e amicizia. In questo mese è cambiato a livello italiano tutto, ma probabilmente non solo a livello italiano. È cambiato il governo. Grazie a qualche atteggiamento istrionico di qualche politico che nonostante nel passato abbia raccontato tante barzellette tra politiche, tra virgolette, lui no, non fa altro che rinnegare se stesso in più occasioni. È caduto il governo Conte. Non si è capito per quale motivo in effetti, perché la realtà è che tutti quanti ne parlano più o meno bene, tranne naturalmente quella che era l'opposizione di allora e Renzi, tanto per fare nome e cognome. Io non, sinceramente non ho apprezzato assolutamente
una accusa del genere in questo momento storico, con la pandemia, con tutte le preoccupazioni per il lavoro, per la salute dei nostri cittadini. Però per fortuna, voglio dire, alla guida del nuovo governo, un governo, come dire, in cui ci sono praticamente tutti, tranne Fratelli d'Italia, e che naturalmente non ha un'identità particolare se non uno scopo specifico, cioè quello di mettere, di salvaguardare quello che è il bene del popolo italiano in questo momento storico, perché andare allo sfascio, come per certi versi cioè, ci stava portando Renzi, questa come dire, soluzione dettata da Mattarella e accettata naturalmente da Draghi e dai partiti responsabili che hanno scelto di stare insieme, sia pur pensando diversamente a come fare politica, quantomeno ci ha messo, come dire, ci ha salvato da quello che potrà essere veramente una situazione molto ma molto pericolosa, dove ci sarebbe mancato la guida, saremmo andati al voto in una situazione molto particolare, come dire, una campagna elettorale che non si sarebbe capito come si sarebbe potuta fare, dove i temi e i rapporti con la gente per capire quali sono le reali esigenze di ognuno, dalle imprese ai lavoratori dell'ospedale, ai professionisti e a quant'altro, non si sarebbe potuto capire molto, sarebbe stato solo la ricerca del voto per poter andarsi a sedere sulle poltrone del Parlamento, in questo caso anche in numero ridotto rispetto al passato, e quindi sarebbe stata una guerra fratricide tra gruppi e tra anche schieramenti, perché voglio dire, all'interno dello stesso schieramento ci sarebbe stata una lotta a chi doveva eventualmente prevalere rispetto agli altri componenti. Faccio l'esempio, sia a destra che a sinistra bisognava eventualmente, ecco, la battaglia sarebbe stata a chi prendeva qualcosa in più per poter poi eventualmente pensare di vincere la guerra, la guerra politica naturalmente, e quindi poter contare di più all'interno di quello che poteva essere il nuovo governo. Però stiamo parlando di una situazione che per diversi mesi, probabilmente 4, 5, 6 mesi, non si sarebbe capito più niente in Italia, e questo sarebbe stato un grosso pericolo per la nostra nazione. Alla fine è venuto fuori Draghi, sicuramente la persona più qualificata in questo momento a poter, come dire, ad avere tra l'altro anche una degna rappresentanza a livello europeo e mondiale, e quindi diciamo che probabilmente questa è la soluzione più indolore, non quella migliore o quella più giusta, ma in questa situazione probabilmente è la migliore che potessimo augurarci. Poi naturalmente nello specifico vedremo che cosa succede, perché i problemi sono veramente tanti, sono molto pesanti, e speriamo, come diceva un vecchio detto, speriamo di cavarcela, insomma. Ecco. A proposito di vecchi detti, c'è anche chi dice tutti i mali non vengono per nuocere. Quindi, Noi comunque qualche risultato l'abbiamo visto. Lo spread è sceso, quindi il debito per chi ci presta denaro o chi acquista i bot e i titoli di Stato sono scesi, quindi paghiamo meno interessi a chi ci dà credito. La situazione, le borse sono, come dire, migliorate, quindi però questo è qualcosa che accade, se vogliamo, spesso qualvolta si ha fiducia in un nuovo governo, in una nuova rappresentanza. Adesso speriamo che vengano fuori risultati positivi che possano rafforzare questo momento favorevole sia delle borse che per quanto riguarda lo spread, quindi poter cominciare in effetti a
sia per quanto riguarda il Covid, quindi con le vaccinazioni che dovrebbero, speriamo, aumentare in maniera da metterci più tranquilli e al sicuro rispetto al passato, rispetto anche ai momenti che stiamo vivendo, e poi naturalmente guardare a quello che può essere un progetto di sviluppo di questo paese. Ecco, a proposito di Covid, leggo sulla bacheca, sulla tua bacheca, da cui arriva non solo 230 studenti in attesa di tampone, ma anche molti operatori scolastici che speriamo non abbiano già contagiato familiari e conviventi. E poi una lacrima con questo viso un po' dispiaciuto e sofferente di quanto sta succedendo. Sei preoccupato, Tonino, per questo argomento, per questo fatto? Cioè, Sono a preoccupato, cosa ti a riferisci? parte Sì, prego, scusami. il fatto che naturalmente, così come tutti sanno, io praticamente vivo recluso tra casa e ufficio dal 7 marzo dello scorso anno. Quindi mi aspetto quanto prima il vaccino. Nel frattempo mi auguro che tutti i cittadini, non solo di Acquaviva, ma visto che parliamo di Acquaviva, quelli di Acquaviva abbiano comportamenti più corretti rispetto al problema del coronavirus. Quando dicevo 230 sono quelli segnalati sulla bacheca dal sindaco, sulla sua bacheca, di 230 alunni in attesa di fare il tampone. A me personalmente, per, come dire, vita vissuta, mi risulta invece che non sono solo 230 bambini, ma ci sono molti operatori sanitari, molti operatori scolastici, sia personale ATA, sia insegnanti, sia educatori, che o sono già contagiati o sono in attesa in misura molto numerosa di fare il tampone per verificare se anche loro sono stati contagiati sia da bambini o da altri, come dire, collaboratori o insegnanti in tutte le scuole di Acquaviva, perché il problema è che in diverse scuole di Acquaviva c'è il problema. L'ho segnalato io perché direttamente ne sono a conoscenza, però devo dire anche che altri professionisti locali hanno segnalato che in questo momento probabilmente c'è da prendere qualche provvedimento, così come qualche scuola è stata chiusa, così come il provvedimento di Emiliano di chiudere e di stabilire la DAD per 15 giorni, però diciamoci la verità, ci sono bambini che comunque seguono le lezioni, sono quelli che hanno, come dire, problemi e che hanno maggiore, come dire, come dire, non sono molto contenti di indossare la mascherina, anzi, molto spesso le lezioni per questi bambini, per questi ragazzi, sono senza la protezione della mascherina. E quindi questo significa esporre tutti gli operatori scolastici a ulteriori rischi di contagio e di propagazione del virus all'interno della famiglia e dei rapporti che loro hanno con altri soggetti. Però c'è chi è preoccupato per quanto avviene al di fuori della scuola, perché si parla di scuola, luogo in cui succede questo e quell'altro, ma in realtà poi per strada si assiste a tanto altro e non si rischia di voler demonizzare la scuola, mentre all'esterno poi nessuno interviene per far rispettare le regole. No, io parlo di un fatto certo che in questo momento abbiamo sotto gli occhi di tutti. Cioè, io non ho la percezione precisa di che cosa ci sia in giro nell'ambiente scolastico in questo momento. Dal sindaco e da altri mi
mi rendo conto che, dicevo, a livello anche diretto, mi risulta che ci sono grossi problemi. È chiaro che tutti i cittadini, tutti coloro i quali non rispettano le norme che sono state indicate a prevenzione di una propagazione del virus, è chiaro che ci sono e sono evidenti, c'è ancora molta gente che gira senza mascherina in giro, c'è troppa gente che, come dire, non adotta e non fa adottare a persone a loro vicine tutti quelli che sono gli accorgimenti atti a, come dire, mantenere più tranquilli, più si al sicuro tutti coloro che vanno, che incontrano per lavoro o per altro, e quindi il richiamo non è solo la scuola. La scuola è un dato di fatto in questo momento storico, proprio in questi giorni, però è chiaro che l'attenzione deve essere riservata da tutti. È chiaro anche che le forze dell'ordine sono quelle tenute a far rispettare, come dire, la normativa di legge. Però, voglio dire, siamo noi cittadini per primi che senza aspettare che qualcuno ci dia la multa, ci faccia la multa, che dovremmo rispettare e dovrebbe adottare tutti gli accorgimenti atti a bloccare per quanto è possibile il virus, che probabilmente anche a causa delle varianti sta, come dire, colpendo una percentuale sempre maggiore di nostri cittadini. Infatti sono dati che preoccupano, ma non solo gli acquaresi, insomma, è un problema pandemico Certo. e si tenta di porvi rimedio con questi accorgimenti. Beh, la cosa importante sarà fare il vaccino, perché chi fa il vaccino, anche coloro che fanno il vaccino dovranno comunque continuare a prendere a rispettare tutte le precauzioni possibili. Però sicuramente verrà limitato quella che è la propagazione del coronavirus. Cioè potremmo stare più al sicuro, non lo dico io, lo dicono i dati che vengono forniti dagli stati in cui il vaccino è molto più avanti. Parlo per esempio di Israele, per non parlare anche dell'Inghilterra. Cioè, dove si fanno più vaccini, come dire, si mette più al sicuro la restante popolazione. Oh, Tonino, sì, consentimi un breve siparietto, nel senso che vorrei collegarmi con il sindaco Carlucci a questo punto per verificare quali sono i dati. Vediamo se il sindaco è in grado di dirci quali sono i dati a proposito del Covid, qual è la situazione. Pronto, sindaco? Sindaco, buongiorno, Gino Maiulli. Come va, sindaco? Insomma, come al solito, con le nostre preoccupazioni, le nostre, diciamo, insomma, stiamo sempre sul chi va là, stiamo seguendo questa situazione della nuova variante che è arrivata ad Acquaviva. Abbiamo un aumento di casi, io ho riportato anche dei dati. Sindaco, quando io leggo 128 positivi, 321 in attesa, 100 minorenni, che cosa significa? Quali sono? Che input? Cioè, un sindaco legge questi dati, ha questi dati, queste informazioni, o mi dica lei se ce ne sono degli altri, cosa deve fare? Come si deve comportare, rispetto ai numeri? Sì. Cittadini devono cominciare a stringere un po' ritornare ad essere più attenti, perché insomma, la situazione soprattutto nelle scuole è, diciamo, abbastanza critica. Insomma, io so per esempio che le scuole, un circolo fra sabato e domenica
per esempio ha trasmesso 5 segnalazioni di positività, l'ASL ha disposto la quarantena per 9 classi della primaria e la chiusura cautelativa di 2 plessi, per esempio, cioè giusto per dire che purtroppo la situazione è, diciamo, nelle scuole sta, come dire, dilagando un po' il virus, quindi insomma, a questo punto non abbiamo, diciamo, altra scelta che comunque, come del resto ha disposto la regione, dobbiamo andare verso la didattica integrata, insomma, quindi arginiamo in questa maniera. Insomma, bisogna stare, ovviamente continuare a vivere, ma con preoccupazione, cioè con preoccupazione, con attenzione rispetto al rischio contagio, perché insomma questo è un po' più rapido degli altri. Sindaco, sì, prego, sì. Prego, no, prego. Volevo solo dire questo, che l'effetto che avremo è sicuramente in questi giorni di un intasamento, diciamo, dei tamponi, del drive-thru, ci saranno ovviamente molti, ci sono molti bambini, soprattutto ragazzi, studenti in età scolastica da sottoporre a tampone, e quindi diciamo questo porterà a un rallentamento delle attività di screening. Sindaco, sì, un anno è trascorso e purtroppo i network, la stampa nazionale ci ha ricordato quei momenti difficili di quando è scoppiata la pandemia al nord, e noi al sud eravamo più, tra virgolette, protetti, ci sentivamo immuni dal virus. Ma in questo tempo, io non voglio metterla in difficoltà, ma vogliamo dire che in realtà forse le istituzioni avrebbero dovuto fare di più, anche nella semplice tecnologia delle reti, della digitalizzazione, cioè ci sono delle persone che si collegano e dopo qualche minuto cade la linea. Insomma, ma si collegano dove? Parlo della rete internet, i costi sono magari eccessivi rispetto a quanto può permettersi una famiglia. Immaginiamo chi ha 2 o 3 figli, che si deve collegare, dovrebbe avere 3 tablet, una linea che gli consenta di poter sopportare quei 3 collegamenti. Forse bisognerebbe fare di più, e comunque il tempo perduto lo si potrà recuperare migliorando. Cioè, io che le devo dire, se noi andiamo in giro per Acquaviva troviamo delle linee telefoniche, quelle che vediamo per le nostre strade, che sono da 40 anni che stanno lì, insomma. Come si può pensare che la digitalizzazione possa consentire un miglioramento della nostra vita e lo stare a casa, se ci sono dei cavi che, insomma, non dico che i topi hanno rosicchiato, ma che sì, dovrebbero essere sicuramente sostituiti? Ma io dico questo, che in questi anni ci sono stati anche degli investimenti che sono stati fatti. Io insomma, parlo per quello che ovviamente posso sapere in quanto sindaco, non sono cose che competono esattamente a me, però posso dire che per esempio sulla banda larga ci sono stati degli investimenti, c'è stato, diciamo, da parte della regione in particolare, e sicuramente io immagino che, anzi immagino, noi stiamo in questo momento, io sto creando anche una rete di sindaci per cercare di seguire il recovery fund, per capire che tipo di risposte potrà dare proprio a queste situazioni, visto che una parte importante del recovery fund si poggia sulla digitalizzazione. Ecco, sindaco, a proposito di questo, quando parleremo del piano strategico di sviluppo, documento preliminare a cura di Alessandro Bongiorno, prossimamente ne possiamo parlare? Questo ne possiamo parlare quando vuole, perché questa è diciamo, un'attività che è importante, perché noi abbiamo affidato, noi 10 comuni del cuore della Puglia, a uno specialista selezionato tramite manifestazioni di interesse, che un docente di economia, che ha predisposto un piano per i nostri comuni che sostanzialmente ci deve servire a intercettare finanziamenti per lo sviluppo del territorio, sia in senso, diciamo, agroalimentare, turistico, di potenziamento delle zone industriali, di risanamento dei centri storici.
Su questo è uno sforzo che stiamo facendo molto in questi giorni per cercare appunto di rappresentare poi queste nostre istanze al governo, che oggi spero nominerà anche i sottosegretari, quindi avremo forse qualche interlocutore in più con cui iniziare questa discussione. Intanto, Sindaco, sì, sì. in apertura dicevo che tutti siamo indispensabili e pensavo appunto ai sindaci che hanno nelle loro risorse della loro comunità il fiore all'occhiello, insomma. E quindi sì, questo piano strategico è stato scritto a cura di Alessandro Bongiorno, abbiamo detto, e ne parleremo. Ma come si può fare affinché nessuno possa restare a casa e possa dare il suo contributo per migliorarlo, per parteciparvi, per dare l'input, insomma, che cosa si può fare? Perché dobbiamo stare chiusi in casa, ma c'è tanta gente che vorrebbe dare una mano al sindaco di Acquaviva, e indipendentemente dal colore politico e se lo ha votato o meno, magari sta dall'altra parte opposta, dal punto di vista politico, nessuno può essere escluso, ognuno di noi può essere una risorsa. Lei che ne pensa? Che si potrebbe fare, insomma, in questo senso? Quello che possiamo e dobbiamo fare è, per esempio, attivare un processo di partecipazione. Noi volevamo utilizzare anche, c'è una legge della Regione Puglia che finanzia questi processi, però al momento non è immediatamente, diciamo, non sono disponibili le risorse. Si aprirà il bando fra qualche settimana. Nel frattempo, diciamo in maniera un po' più artigianale, possiamo cominciare a fare delle consultazioni, a cominciare a sentirci, a vedere questi documenti, perché per capire se ci sono, diciamo, facciamo un esempio. Noi, per quanto riguarda questo documento, ne abbiamo parlato per esempio di potenziare la zona industriale, la nuova area produttiva, o meglio di infrastrutturare quest'area produttiva che noi stiamo cercando di creare di fronte al casello autostradale. Per questa attività ovviamente ci servono delle risorse che chiederemo altrove, però voglio dire, magari ci sono anche altre necessità che si possono rappresentare, appunto come quella che diceva lei sulla digitalizzazione delle reti, per esempio. Possiamo capire esattamente con tecnici che cosa può servire in particolare al nostro territorio e chiederlo, così come per la transizione energetica, che è un altro tema importante. Insomma, io spero che adesso intanto stiamo presentando questo documento, poi dopodiché, quindi cominciamo a parlare di questo, dopodiché possiamo attivare assolutamente un canale di partecipazione e raccogliere degli input, ovviamente che poi saranno selezionati. Cerchiamo di, insomma, vuol dire, è chiaro che bisogna anche ascoltare e però selezionare delle proposte realistiche che possono servire al territorio. Ecco, Sindaco Carlucci, lei pensa che quanto fatto a livello nazionale dal governo Draghi, insomma, di inserire all'interno della maggioranza tutte le forze politiche, tranne sappiamo Fratelli d'Italia, è rimasta fuori, ma per scelta soggettiva, non certo da parte degli altri della coalizione, potrebbe essere un qualche cosa da tenere a riferimento per ogni comune, per ogni ente? Mi dica, si riesce a dialogare? Perché insomma, nei comuni forse si è più a livello personale e allora la battuta fatta il comizio, le dicerie, qualche cosa detto, e quindi a livello personale forse non si riesce ad avere un dialogo con chi sta dall'altra parte. Cosa si può Ma fare? io la volontà di dialogare c'è sempre, io l'ho sempre, c'è sempre apertura nei confronti anche dell'opposizione, perché comunque l'opposizione può dare degli input interessanti. L'importante è che non ci sia però questo atteggiamento un po' aggressivo e un po', come dire, spocchioso, perché purtroppo, per esempio, ho ricevuto una nota in cui si dice che siccome si chiedono tanti dati al comune, giustamente. Se uno chiede al comune la storia degli ultimi 10 anni a un impiegato, e quell'impiegato deve fare solo quello, cioè raccogliere i documenti degli ultimi 10 anni, non deve fare nient'altro. Allora, siccome questo, giustamente, questo impiegato ha rappresentato questo problema, si dice: ah, ma
L'impiegato, il comune, la macchina amministrativa è occupata perché deve occuparsi di cuore di banda, e deve occuparsi di cuore della Puglia, deve occuparsi di progetti Interreg. E vabbè, ma diciamo, cosa c'è di male? Anzi, è importante che noi ci occupiamo di spendere finanziamenti europei. Noi col progetto Interreg, per esempio, stiamo rimettendo a posto il terzo piano. Terzo piano, l'ex giudice di pace, che purtroppo da quando è stato abbandonato dal giudice di pace è cominciato ad andare in malora. E se noi non facciamo delle attività all'interno, questi immobili andranno sempre più in malora. Ecco perché noi abbiamo deciso di mettere a disposizione delle attività musicali del territorio, coinvolgendo il liceo musicale Don Milani, coinvolgendo associazioni, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono i progetti che c'è, non sono perdite di tempo. Cioè, perché poi si dice sempre che bisogna intercettare i fondi comunitari, e una volta che li intercettiamo ci viene contestato che facciamo lavorare gli uffici su quello. Allora, cioè, capiamoci, purtroppo se c'è voglia di capire, di collaborare, è un conto. Se non c'è questa voglia di capire e collaborare da parte della minoranza, e si dice, ah, ma che c'è, che sono queste cose, cioè, purtroppo non è un bel modo di dialogare. Semmai si dice, ecco, si occupa di questo, ma c'è anche quest'altro, non lo so, si pongono altre questioni, ma demolire l'attività dell'amministrazione così a priori mi sembra abbastanza, diciamo, non un buon modo di approcciarsi all'ente. Oh, sindaco, in conclusione, gli amici che ci seguono, e soprattutto le mamme che ci seguono da casa, che sono preoccupate da un lato perché vorrebbero i figli a scuola, perché stando a scuola nelle classi si studia meglio, si socializza e si cresce, e dall'altro lato sono preoccupati perché se i figli stanno a casa e loro non possono andare a lavorare, devono modificare la loro vita, insomma. Il sindaco come può rassicurare queste famiglie, queste persone, e anche i nonni, ce ne sono tanti che hanno addirittura timore nel vedere i figlioli, perché con tutti questi numeri e con questa maledetta inglesina, adesso siamo passati alla variante inglese, il sindaco, insomma, come può rassicurarci? Ma io quello che dico è di fare ancora, diciamo, un sacrificio, tanto comunque il vaccino c'è, e quindi voglio dire, sarà questione di un anno, però stringiamo ancora la cinghia prima. Lo so che è un grande disagio quello che poi si arreca ai figli che non vanno a scuola, però diciamo, un conto è una deprivazione scolastica, anche psicologica, un conto è il rischio della morte di un caro, di un anziano, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, capiamo che nessuno si diverte, qualcuno ha anche detto che io sono contento che si chiuda la scuola, ma per carità, cioè io sono anche un padre, quindi figuriamoci se non capisco il disagio degli ragazzini, però purtroppo c'è una esigenza di forza maggiore, dobbiamo tenerne conto. Poi ci sono degli esperti che stanno lavorando su questo, rispettiamoli un po', sentiamo cosa ci dicono. La metodologia, il dialogo tra i sindaci e la parte sanitaria, la ASL, la regione, insomma, gli organi competenti in tema di Covid, è migliorato o i sindaci continuano a essere all'oscuro di dinamiche che possono essere importanti per i cittadini? Sta migliorando questo aspetto, perché noi abbiamo rappresentato comunque delle difficoltà nella comunicazione. Io ho suggerito che se l'ufficio ASL si dotasse a livello centrale, ogni ASL, di uno staff di qualche due, tre persone, anche due, insomma, anche una che si occupi esclusivamente del contatto con i sindaci, di coordinare, diciamo, le attività di comunicazione con i comuni, questo migliorerebbe molto, diciamo,
il nostro lavoro, il loro lavoro, perché appunto noi non possiamo pretendere che il dottor Montanaro o Sangue Dolce o chi per lui, diciamo, siano a disposizione nostra, ma se ci fosse qualcuno che faccia da interfaccia sarebbe una buona cosa, perché avremmo tempestivamente delle informazioni e potremmo subito, diciamo, intervenire. Sindaco, lei è troppo importante per la comunità come lo sono tutti i sindaci, e lei mentre parla mi fa venire in mente altre osservazioni. Mi hanno riferito che il settore veterinario ad Acquaviva è stato un po' abbandonato, ma che è successo? C'è un medico, un veterinario dell'ASL che cura ancora i nostri animali a livello locale o c'è qualche defaillance? Beh, a noi non sono state rappresentate particolari problemi, però diciamo lo teniamo presente, insomma noi abbiamo scritto in alcuni casi sulla necessità di mantenere tutti gli uffici in efficienza. Nel caso ne parliamo e lo rappresenteremo. Ma guarda un po' il sindaco e i sindaci di quanti problemi si devono occupare, cioè io non riesco a comprendere come si possa creare problemi ai sindaci in un momento così grave. Se va via un medico bisogna prima di mandarlo via in altro ufficio, a Bari per esempio, va nominato il sostituto, però sindaco sfondiamo una porta aperta sicuramente. Parleremo quindi delle azioni di sviluppo di questo piano messo in cantiere da parte dell'associazione dei comuni e quindi di queste strategie dei vari progetti prossimamente. Grazie dottor Carlucci. Grazie, grazie. Buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie. Grazie. Scusami Tonino, ma mi hai fatto venire in mente questo e dovevo subito chiamare il sindaco, nulla di programmato. Spero che sia stato utile anche per te il suo dire. Ah, ma mi rendo conto che la politica spesso crea, insomma, anziché migliorare la situazione ai cittadini, la peggiora. Come sia mai possibile? Non riesco a comprenderlo nel 2020. Cioè io immagino a casa mia o in un'area in cui ci sono 30 persone c'è un cuoco e che il cuoco io decida di mandarlo in altra cucina fuori del mio paese. Ma posso mai dimenticare che ci sono 30 persone da sfamare e serve nuovo cuoco? Prima si nomina il nuovo cuoco, si affianca al vecchio. Quando il vecchio va via, allora il nuovo prende possesso della sua cucina. E non che la cucina resta sguarnita e 30 persone muoiono di fame. Santa Maria, io non lo so come è mai possibile. Nella nostra Italia, nel 2020, che succeda tutto questo, non so se a te risulta. Magari vai in un ufficio e l'ufficio è chiuso. Dice, sta trasferito. E come sta trasferito? E qui queste pratiche, la mia pratica, dov'è, dove non è? Devi andare di qua, devi andare di là. Ti è mai successo, Tonino? Diciamo che questo è uno dei mali vizi della burocrazia italiana. Il problema è che io queste cose le ho dette praticamente, sono passati 25 anni. La parola chiave è programmazione. Non si programma in questo caso l'andata in pensione, lo spostamento per motivi come dire, organizzativi da parte del personale, si chiudono gli uffici perché non si è programmato nulla, cioè la sostituzione di uno che se ne va in pensione, se si può fare, la si deve programmare prima, non cominciare a pensare quando la persona è andata via, direttore dell'ufficio sia andato via. Non è così che funziona, non può funzionare così. Però purtroppo prendiamo sempre il problema, ci occupiamo del problema quando oramai si è incancrenito, quando oramai la soluzione va presa. E la fretta normalmente, come dire, non fa del bene, perché le problematiche si accavallano, si perde normalmente più tempo e quindi naturalmente il disagio è per gli amministrati, in questo caso per i cittadini.
Oh, io ho ascoltato alcune cose, diciamo che, ma non voglio fare contraddittorio da solo, però mi sembra che alcune problematiche di quelle che venivano segnalate, prima, ritengo che non siano, ecco, non vadano, nella, secondo me naturalmente, nella direzione giusta per risolvere i problemi. Allora, Tonino Santamaria, va carino, ce ne ha, apprezziamo la formazione del governo di responsabilità nazionale, ora velocemente al lavoro per l'Italia, non ne parliamo oggi. Perché, Sì, no, ma la storia quella no, è, perché cioè oggi, questo è un comunicato stampa del 13 febbraio, sono trascorsi già circa 10 giorni. Quindi quando un artigiano, quando un rappresentante importante dice e ora velocemente al lavoro per l'Italia, io non ne voglio parlare adesso perché forse 10 giorni sono pochi per i nostri parlamentari, per il nostro sistema, per andare per già carburare. Fra qualche giorno, approfondiamo fra qualche giorno questa tematica. ma il problema è oggi, oltre che per le urgenze, tipo il Covid, le chiusure tra le regioni, zona gialla, zona arancione, eccetera, eccetera, di DPCM, il problema è che chi deve adottare delle decisioni, come dire, i consensi che sono quelli abilitati a farlo, non sono ancora stati, come dire, organizzati. Faccio l'esempio: in questo momento si tratta di nominare i sottosegretari, in questo momento le commissioni parlamentari non funzionano perché alcuni gruppi si sono modificati e quindi la rappresentanza a livello all'interno delle varie commissioni non sono adeguate a quello che è, come dire, l'organizzazione del governo. Quindi voglio dire, abbiamo bisogno di ancora un po' di tempo, però la questione è che una volta che sistema tutto, la storia dei sottosegretari e dei vice ministri, che probabilmente sarà realizzata in settimana, non oggi, appena verrà risolto questo problema, probabilmente bisogna, ecco, allora dare velocità a quelle che sono le soluzioni da adottare nell'interesse del Paese. Cioè, oggi in questo momento i ristori, ecco, bisogna fare i ristori sicuramente, perché ci sono molte imprese che soffrono, o è comunque verificare meglio chi può stare chiuso e chi può stare aperto, perché molto spesso fino a questo momento, attività che sono più o meno simili, c'è chi rimane aperto fino alle 18, c'è chi rimane aperto fino alle 12, c'è chi non apre proprio. E quindi a questo punto bisogna sistemare meglio il tutto, dare delle indicazioni precise e puntuali, perché è chiaro che o chiudiamo tutto con un altro lockdown per 2, 3 settimane, un mese, quello che è successo anche in altre realtà, oppure facciamo aprire però in assoluta sicurezza. Io non accetto però che qualcuno apre la propria attività e poi non rispetta le norme essenziali per evitare il contagio tra chi poi sono i loro clienti. Ecco, bisogna avere tutti quanti rispetto e capire che questo è un momento in cui dobbiamo ancora soffrire. Prima completiamo la storia dei vaccini e prima probabilmente avremo, non dico risolto, ma piano piano potremo tornare a quella che era la normalità prima dell'avvento del Covid un anno fa. Signor Santa Maria, ti ringraziamo, ma a breve ritorniamo a collegarci perché sono tante le domande che avrei voluto porgerti e che non riesco a farti adesso, perché devo collegarmi con il Codacons per capire a Lecce cosa li ha portati a questa iniziativa di opposizione nei confronti del provvedimento di Emiliano nella chiusura delle scuole. Grazie a Tonino Santa Maria. Grazie a voi, Buon arrivederci. pranzo. Grazie, lo stesso anche a voi. Grazie.